Guattai a tutti ciurma e benvenuti da Jigrina in questo nuovissimo e a quanto pare ultimo episodio su Man of Medan. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere questa volta per questo evidente finale almeno gli 80 like. Mi è stato detto appunto nei commenti dello scorso video ragazzi che questo sarebbe stato l'ultimo perché sono veramente molto vicina appunto alla fine. Quindi che dire, non so a questo punto delle cose ragazzi cosa aspettarmi effettivamente per questo finale, perché a me sembrava che ci fosse invece ancora tempo per trovare una soluzione a tutte queste varie situazioni e invece a quanto pare il tempo a nostra disposizione è veramente limitato, per cui non perdiamo più tempo e andiamo a terminarlo. La volta scorsa, ragazzi, ci eravamo ritrovati in situazioni direi anche abbastanza critiche, anzi forse davvero critiche. Perché il Mister Guercio è ovviamente anche lui in preda al delirio più totale, ha incominciato a inseguirci con un martello che è tipo, non so, 6 metri o una roba del genere. Poi l'altro tipo che faceva parte dei suoi scagnozzi, non siamo riusciti a salvarlo, a quanto pare era possibile salvarlo, non sono riuscita, semmai. Quindi si è ammazzato proprio brutalmente, si è sparato un colpo in testa. Non so cosa attendere, sinceramente, oggi è nuvoloso, il sole fa avanti e indietro. Ok, eccoci qua. Ah, adesso sta scappando lui. Fottutamente perfetto. Che cosa? Che è tutto spaccato? Ma dai. Non ne aveva abbandonata? Non me lo sarei mai aspettato. Sì, certo. Proviamo ad affogare in queste pozze schifose. Perché no? Non penso sia il momento adatto per fare del sarcasmo. Però, vabbè, se lo ritieni opportuno, ok. Cosa posso desiderare di più? Ho un brivido. Pensi sia facile? Ehi, ma che succede? È tutto a posto? Non, Devo andare no, da loro. no, Dobbiamo scendere e vedere se è tutto a posto. Cosa facciamo? Li cerco, controllo stiano bene. Tu aspetta Ma qui alla radio. sei impazzito. Deve esserci un modo migliore. Va bene, vedrò di non mettermi nei guai e tornerò appena trovo il generatore. Andrà bene. Fai molta attenzione. Ah, ok, quindi lo lasci Ok? andare, perfetto. Ah, Dio, non credo che sia la cosa più saggia da fare. Ok, avventurarsi da soli questa volta in questi corridoi inquietanti. Certo, con della gente pazza in giro, anzi forse ci è rimasto soltanto il tipo Guercio, però comunque non credo che sia la cosa più saggia da fare effettivamente perché, cioè avete visto che cosa succede, stanno troppo tempo qui, vero? Però voi siete proprio temerari, a voi non ve ne frega proprio una cippa. Aia, che male, a piedi nudi. Non mi dice niente di buono, ragazzi. È proprio niente, 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 capite? Cioè, che cosa effettivamente puoi aspettarti che succeda? La conce tu madre. Ok. Eppure lo sapevo. Eppure lo sapevo perché mi sono fatta tanti problemi. Non lo so. Non lo so. Non lo so, non possiamo entrare. Ok. Dove dovrei andare? No, scusa, sul serio. Fammi vedere qua, va. Ma sì, fammi dare un'occhiata. È chiusa? Perfetto, strada obbligata, Brad. Non temere. Giuro su Dio, se ne esco vivo, non metterò mai più piede neanche su un pedalò. Ma dai. E io che pensavo che avresti voluto riavventurarti in una nave abbandonata piena di esalazioni tossiche.
Chi non vorrebbe, no? Oddio, merda, chi era quello? Fatto sta che non era... Ah! E dai, ma lo stai facendo apposta? Maledizione, eh? Lo stai a fa' apposta? Che palle. Dai su. Cos'è? Oh? A tutti gli ufficiali superiori, missioni di ricerca e recupero condotte nell'area hanno garantito risultati molto superiori alle aspettative. Purtroppo ora c'è una carenza di bare per adulti. Se doveste localizzare qualcuna delle persone scomparse all'impianto di purificazione dell'acqua, potrebbe essere necessario l'uso delle bare di dimensioni ridotte. Oh mio Dio. È presumibile che estratti di Hawkins, poveretto, non è rimasto quasi nulla di lui. Capisco che non sia la situazione ideale, ma tributate il funerale e i rispetti che merita rientro a casa. Non possiamo fare altrimenti. Al momento. What? Vabbè, quello che ho capito è che qualcuno ci ha rimesso le penne, in pratica. Questo era chiarissimo. Dai, Brad, dai, su. Porca vacca! Non lo guardare, non lo guardare. Ha un'aria familiare. Ok. Ok. Non ci siamo tipo già stati qua. Ah sì, qua è dove era Fliss, ragazzi. Mi sentirà e morgate, morgate, tu adolisci, a travers moi, avec grands yeux, avec grands, putain, grands yeux, tu ne crois pas, non, moi, je ne crois pas, arrête ça, arrête de me regarder, tes yeux sont trop, non, 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 indietro! Ehi, rilassati! Vogliamo solo andarsene! Non serve lottare! Dillo al suo martello! Ho sbagliato! Ho sbagliato, ok, ok. Ho sbagliato! Lo sapevo! Lo sapevo! Ma cos'ha? Cosa fa? Non mi sembra una grande idea. Oddio, oddio, oddio. No, no. Oh, merda. Ma sei demente o che? Ah. Stavo... Perché ci stavano pure con gli altri due in mezzo? Ho visto Giulia lì in mezzo alle acque. È stata una scena un attimo comica o merda? Ok. Facciamo attenzione perché... Oh merda. Ma che cazzo? Piano. Oh oh. Piano. Oh, ce l'ho fatta. Finalmente... Oh merda, non vorrei usarlo. Non vorrei usarlo, ehi. Stai calmo, amico, minchia. Ah, eccola là, ok. Bene, ho vinto pure un trofeo. Mi stavo distraendo, oh merda. No. Liquidità. No, lascia perdere tu, fatti i cazzi tuoi tu. Semplice da dire, glielo dici tu a sto stronzo? Ma tu guarda un po'. Madonna santa, minchia che ansia ste cose. Ma dov'è Alex? Oddio, che devi fare? Oh merda. Ma che cavolo? Che cavolo succede? Ok.
Ok, che devi fare? Lo devi chiudere? Ora! Boh! Ora! Oh merda, aiuto! Vabbè! No, 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 che ci sta... Oddio, no! Oddio, no! Oddio, no, che è giusto sotto la porta, no? È giusto sotto la porta, vero? Continua a bloccarsi, ma che cazzo! Ma... Oddio! Oddio, 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 oddio! Oddio, oddio, oddio! Via, via, via! E molla! Minchia, che palle! Ah! Ai. Ma che cazzo? Ho rischiato grosso! Ma dai, davvero? Questo è ancora vivo, ti immagini? Ancora? Ah, no. Andiamo via da qui! Ma dov'è Alex? Dov'è? Ok ragazzi, a quanto pare sono riuscita a salvare la pellaccia di Brad per il rotto della cuffia, cioè proprio per un pelo de culo. Va bene, mi sto ancora chiedendo dove diavolo sia Alex, però. Oh, è giorno, buon segno. Ma Fliss? Ah, eccolo qua. Ma che cazzo fai lì? Ah, così, ok. Ok, va bene. Perché Giulia era dentro quella... Cioè, perché si erano separati? Vabbè. Fa niente. Va bene così. Ok. Proviamo. Non funziona. Ah. Funziona o no? E vai. Bene. Ciao! Ok. Ah, eccolo qua. La guardia costiera. Grande. Oddio. Guarda che razza di nave. No, no. No, no. Ma veramente. È abbandonata. Ehi là! No, no. Alex, Giulia! Vabbè. Siete qui? Fantastico. Avventurati pure, certo, sì sì. Sei un genio tu, amico. Bene, bene, cioè praticamente loro sono riusciti a salvarsi e Conrad, che era riuscito a salvarsi prima, adesso ci si è andata a impelagare. Certo! Voglio sapere che è successo a mio fratello. Voleva salvarci, chiamare aiuto, ma... niente di barche e navigazione. Spero solo che sia vivo e stia bene. Dio, perché ci siamo divisi? Tuo fratello a questo punto... non lo so, non so.
Ok, eccolo là. Finisce così. Va bene, finisce così. Ok. Buon uomo. Salve. Qualcosa da dire? No? Non niente da dire? Congratulazioni, i nostri amici sono tutti ancora vivi e non è poco. Certo. Suppongo. Mm-hmm. Posso dire che quando cala il sipario c'è sempre chi è pronto e chi no. È tutta una questione di scelte in fondo, scelte compiute in tutta fretta, in preda al panico, esatto, con il cuore invece che con la testa, o viceversa. Mm-hmm. Scelte le cui ripercussioni potrebbero manifestarsi solo più avanti nel tempo. Perché avranno ripercussioni? Ci sono sempre ripercussioni. Ok. Ci incontreremo di nuovo, magari a Little Hope, o magari altrove, chissà. Ma chi lo sa? Ma accadrà. Questo è più che certo. Certo, certo, si tratta di... inevitabile. Si tratta di un'antologia. Un'antologia di racconti. Visto che lei è il narratore di tutti questi racconti, ovviamente. Ovviamente ci incontreremo nel prossimo. Bene, che dire ragazzi, allora, su... The Dark Pictures, Man of Medan. Che forse avevo aspettative un pochettino più alte. Ovviamente sapevo che comunque già di base la longevità non era poi chissà cosa, ragazzi. Era ovvio che non sarebbe durato moltissimo. Però, non so, non dico di essere rimasta delusa, ragazzi, ma forse mi aspettavo un pochettino di più. Cioè, nel senso... sembra che in certi momenti non si siano impegnati più di tanto, ma non so neanche molto come spiegarvi questa sensazione che sto percependo in questo esatto momento. È comunque stato figo, ragazzi, perché ovviamente sapete benissimo che a me le storie a scelte piacciono moltissimo. Mi piace moltissimo il genere. Insomma, questo gioco sicuramente già ha questi punti forti. Poi anche graficamente non è male, anche se, non so, pure in... per quello, ragazzi, in certi momenti sembra che hanno fatto le cose un pochettino così... non dico rapidamente, però non so, ragazzi, cioè tipo quest'ultima frase che ha detto Giulia, cioè ha detto una frase che comunque esprimeva un sentimento di disagio ed era estremamente immobile col corpo, cioè cosa che non è umana, penso, perché quando si esprime un sentimento in qualsiasi modo, ragazzi, solitamente l'essere umano comunque si muove, non dico che doveva fare chissà che gesti, ma ha detto la frase restando così... per dirvene una. Però non so, ragazzi, non so effettivamente come considerarlo questo gioco. È figo, ha i suoi aspetti fighi. Probabilmente, non so, mi sono lasciata indietro anche qualcosa, molto sicuramente, cosa che spesso mi succede. Anche dal punto di vista sonoro, non male, buono. Cioè, è che è una cosa, ragazzi, che mi ha lasciato quella sensazione di nel senso, forse poteva essere qualcosa di più. Ovviamente trattandosi di storie brevi, ragazzi, non possiamo aspettarci chissà che longevità. Però boh, mi sembra che alla fine abbiano voluto risolvere tutta questa questione così, sapete, molto molto velocemente. Molto, ah sì, ho ucciso il cattivo, ho preso quello che ci serve, andiamocene via. Però forse anche da quel punto di vista non ci si poteva aspettare chissà che cosa, ragazzi, perché il motivo per cui loro avessero queste allucinazioni era comunque chiarissimo, era stata sostanza tossica, quindi non è che potevano sviluppare la cosa in chissà che altra maniera. Quindi vi sarei da di, e allora perché stai a rompere le palle a di che non ti ha entusiasmato più di tanto? Non lo so, ragazzi, non lo so. Vediamo se c'è qualche scena dopo i titoli di coda, non so, qualche segreto nascosto, se Conrad alla fine è sopravvissuto, chissà che fine avrà fatto quel poveretto, non lo so. Oh, eccoci qua. Poveraccio. Poveraccio. Mi dispiace tanto, figlio mio. Porca tro...
just saw someone in the woods. Whoever it was, they're gone. Okay, very good. Who's there? I fashioned her with my own hand. Ok, questo quindi sarà il prossimo capitolo, ragazzi. Little Hope esce nel 2020, a quanto pare sembra promettere bene, non so, forse anche più di questo Man of Medan. Sapete, ragazzi, perché forse più che altro mi ha lasciato quella sensazione un po' di disappunto? Perché allora, ragazzi, quando uno vive certe allucinazioni, cioè il momento in cui i personaggi vivono le allucinazioni, dal momento in cui tu ti rendi conto che quello che stai vedendo non è reale ed è dovuto ad un motivo specifico, quindi quando sai dare, diciamo, una spiegazione reale, scientifica, diciamo così, a una cosa, probabilmente poi, cioè, la cosa non ti fa più lo stesso effetto. Non so come spiegarvi, sono diventata tipo scurissima. Quindi quando poi sai dare una spiegazione scientifica ad una cosa, già quella cosa non ti colpisce più di tanto, capite che vi voglio dire? Quindi nel senso che alla fine dei conti sapevamo, avevamo capito che tutto questo non era reale ed era dovuto ad una cosa che era scientificamente spiegabile, e quindi, capite, un attimo uno ci passava sopra, il cane adesso deve abbaiare. Quindi non so, questa questione di Little Hope non ho mai sentito. Sappiamo che The Dark Pictures Anthology, ragazzi, si baserà tipo su leggende metropolitane, su queste cose qua. Quindi io questa cosa di Little Hope sinceramente non l'ho mai sentita. Sembra promettere bene e boh, vedremo. Probabilmente comunque comprerò anche il prossimo capitolo, perché a questo punto ovviamente la cosa mi intriga, quindi mi incuriosisce molto. Ecco, ragazzi, non so che dire. Ditemi voi che cosa ne avete pensato di questo gioco, di questo Man of Medan, se l'avete giocato, se avete guardato solo la serie. Insomma, fatemi sapere, ragazzi, quali sono state le vostre impressioni, per sentirmi magari un po' meno scema io. Quindi questo video e questa serie terminano qui. Grazie a tutti, un bacione. Kudos a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao! E un'altra cosa, ragazzi, se steste per chiedermi, Giocherina, adesso quale serie horror porterai, sinceramente non lo so ancora, ragazzi, non ci ho ancora pensato, quindi non so, vedremo nei prossimi giorni. Vi ricordo, ragazzi, che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!